culatello è una sorta di prosciutto senza osso, è un taglio del prosciutto di Parma, ad esempio, che viene estratto dalla parte posteriore, quindi la noce del prosciutto, sono i muscoli crurali del maiale, è un taglio intero di carne al quale aggiungiamo sale, pepe, vino e aglio, non c'è pelle, non c'è osso. Dopo una marinatura di circa una settimana, il culatello entra in una vescica del maiale e viene legato. Una minima stagionatura di circa un anno per arrivare a un massimo di oltre 3 anni. Importante per il culatello è la presenza del fiume Po. Nella bassa Parmense, dove viene fatto il culatello, la presenza del fiume conferisce, grazie alle nebbie e all'umidità, delle muffe nobili che si sviluppano sulla superficie del culatello. Le muffe maturano la carne, rendono prezioso, rendono profumato e saporito il culatello. Importante per il culatello è rimanere morbido, deve rimanere morbido anche dopo periodi lunghi di stagionatura. E il modo migliore per servirlo è levare questa pelle, questa vescica che copre il culatello, iniziare ad affettarlo finemente, lasciarlo riposare all'aria aperta per qualche minuto in modo che queste fette di culatello possano ossigenarsi e poi noi solitamente lo serviamo solamente con pane bianco, culatello e pane, nessuna salsa, no burro, nessuna conserva, pane e culatello. Il culatello ha già in sé tutti i profumi e tutti i sapori che lo rendono unico.